mostrare Roma sotto la prospettiva di un set a cielo aperto, partendo dalla consapevolezza che guardare un film equivale a viaggiare. Da qui parte l'idea di Roma Movie Walks, una guida turistica che racconta l'urbe attraverso gli occhi del cinema. Grazie alle pagine del libro, edito dalla Palombi Editori, si potrà attraversare il quartiere Flaminio assieme ai protagonisti di Ladri di Biciclette e camminare per via Margutta come la principessa Anna di Vacanze Romane. Attraversare le vie del ghetto in cui Ozpetek ha ambientato la finestra di fronte, oppure passeggiare per la tortuosa e storica via Veneto e giungere alla Fontana di Trevi per immergersi nella dolce vita di Fellini. E ancora godersi Piazza Navona e quindi Piazza San Pietro, ripercorrendo le vie di Angeli e Demoni, e così accodarsi alla Vespa di Nanni Moretti e farci trascinare a Garbatella. Le due autrici, Daniela Narici e Giovanna Dubini, hanno ricostruito gli itinerari di visita e tracciato altrettante mappe, ognuna per film, andando a ripercorrere i luoghi inserendo nozioni storiche e culturali. Abbiamo cercato di costruire una guida che facesse scoprire, attraverso la lettura dei film, degli itinerari per presentare una Roma nuova, anche particolare, perché seguire le location dove sono stati girati i film molto spesso è oggetto di interesse di tante persone che vengono a vedere Roma, così come altre città europee. Quindi noi abbiamo fatto un po' di tutto, dal mettere il film con la trama e note e curiosità, tracciare degli itinerari e parlare poi di Roma. Allora, il lettore ha veramente una scelta ha tre possibilità di lettura, perché una possibilità di tenerlo in mano e viaggiare per le strade di Roma seguendo i percorsi che gli abbiamo suggerito. Un'altra possibilità è quella anche di andarsi a leggere, ho delle amiche a cui l'ho dato all'inizio questo libro, che mi hanno detto che di sera si vanno a leggere proprio le informazioni storiche delle vari monumenti, e la cosa strana che è stata, che non mi immaginavo, essendo loro romane proprio, non l'avevano mai fatto con le guide normali, quindi erano assolutamente attirate, perché in questo libro diamo delle informazioni non in modo troppo approfondito, ma diamo dei cenni, quindi per loro era una lettura molto agile. Il terzo livello di lettura è leggerlo attraverso appunto i film, e quindi abbiamo fatto questi inserti in questi itinerari dove riprendiamo dei momenti, delle scene, e le raccontiamo contestualizzando nell'itinerario, nelle piazze che stiamo andando a attraversare. Questo è un ulteriore livello di lettura. Ad Andrea Ricciardi e Paola Squini è stato affidato il racconto attraverso le immagini. Con i loro scatti due fotografi hanno cercato di strappare all'oggi frammenti di ieri. Tra la città di Roma e la cinematografia esiste una perfetta sintonia che ha contribuito a diffondere l'immagine di Roma in tutto il mondo, dal neorealismo ai giorni nostri, dalle produzioni indipendenti ai colossal americani. Roma, la nostra Hollywood sul Tevere, è da quasi 100 anni un set a cielo aperto. Ho avuto l'onore di dirigere per tanti anni gli studi di Cinecittà. Direi che pochi nomi come Roma e Cinecittà connettono nella mente degli americani, ma anche degli indiani, di tutto il mondo direi, il concetto di cinema. Hollywood, Cinecittà, Roma, sono veramente pochi questi grandi marchi del cinema e del territorio.